posso fare di Faretti, di Faretti, di Faretti. Scusami, passa le mani qua. No, immobili. Cacca, posso telefonare. Vuoi spostare il telefonino? No, sono di avanti. Capocciù, tagliatevi i capelli. Non riesce a passare il microfono, la guarda. Prova a sette cose. Passi un po', scusa. E non riesce il microfono. Grande adesso, vedi, metti avanti. Ma se sta arrivando non ti piace niente. Ma non deve stare avanti. Scusa, non deve stare avanti. Ma stai un bene andato, vedo che non ce l'hai bene. È meglio? Scusa, ti vuoi spostare solo due secondi, vado adesso avanti. Senza questo annanzi su. La testa! Ma porca miseria, guarda qui. Dobbiamo proseguire sulla strada che stiamo percorrendo. Siamo nel momento, quello lì più difficile, quello finale, dove veramente fare punti è importante. Noi giocheremo sempre alla stessa maniera e non pensando a quello dove siamo e cosa possiamo ottenere. Mentre hai cucinato la pasta, vuoi cucinare il Bologna? Siamo in tema. Sappiamo che comunque domenica sarà una partita difficile, non è la classica frase scontata che si usa sempre quando c'è una partita, anche perché loro con una vittoria raggiungerebbero una salvezza matematica, quindi sappiamo che chi gioca per salvarsi dà sempre qualcosa in più. Quanto pesa l'assenza di Cavani? Abbiamo comunque giocatori importanti, è normale, il nostro goleador, capocannoniere, spero che non peserà più che altro. Paolo, come nel 90 si va a Bologna, grande esodo dei tifosi, c'è il Milan di mezzo, poi qualche ricordo di quel periodo, trovi delle analogie? Ma è sicuramente la posizione che siamo in questo momento, siamo lì, siamo vicino alla vetta e di ricordi ne ho pochi di quel periodo, perché comunque ero ancora piccolo, però mi godo questo momento e cerco di concentrarmi su questo senza pensare al passato, che meglio pensare al presente.